Direi che possiamo cominciare, poi se arriva ancora qualcuno, magari l'avvocato fa un riassunto. Io mi chiamo Maurizio Taglioretti, sono responsabile di Netrix Corporation, questa azienda strana che fa audit. Già chi c'era ieri mattina alla sessione plenaria abbiamo parlato di un bene o male cos'è l'audit, cosa dovrebbe essere. Mi sono portato l'avvocato Giuseppe Serafini, non perché abbia paura di voi, anche se dopo l'introduzione di ieri con lo spadone di Silvio sono rimasto un attimino spaventato, ma perché giustamente quando si parla di audit ci sono anche delle normative, per cui la sessione è parte slide, quindi parte mi aiuterà l'avvocato, parleremo anche di qualche normativa specifica che vi compete e poi ci sarà una demo live della soluzione perché so che è comunque quello che poi piace alla maggior parte di voi, quindi vedere nel concreto come funziona la soluzione e come ci può aiutare. Per dovere di cronaca, ma proprio brevissimamente, proprio perché Netrix, lo dico io che la rappresento, è al momento diciamo non molto conosciuta, quantomeno in Italia e in Europa, è un'azienda che comunque esiste dal 2006. La tipica startup americana, perché i due soci fondatori erano due sviluppatori di un'azienda concorrente, non dico il nome, poi ve lo dico in privato perché comunque la sessione è registrata. Quindi. Nel 2006, dopo che l'azienda è stata ceduta a un'altra grossa multinazionale, si sono messi in proprio, hanno sviluppato la loro soluzione, anzi sono partiti proprio con dei free tool, magari. Alcuni di voi avranno account Lookout Examiner o DeepSpace Monitor, insomma questi free tool che davano a disposizione proprio nel sottoscala e nell'arco di qualche anno insomma, sono riusciti a costruire una multinazionale. Ripeto, fino all'anno scorso abbastanza famosa in America, in Europa ancora sconosciuta. Abbiamo aperto a dicembre proprio non solo l'Italia e il Sud Europa che io rappresento, ma tutta l'Europa. La cosa interessante è che generalmente le start-up americane partono dopo se, insomma, se esiste il prodotto o la soluzione, ci sono investitori, quindi preparano, danno dei fondi, li preparano per l'IPO, per andare in borsa o per essere ceduti. Invece questi due ragazzi hanno fatto tutto da soli. Questo interessante vuol dire che comunque il prodotto c'è, è maturo, è pronto per il mercato, perché per costruire un'azienda adesso siamo più di 300 persone, tra cui 200 sviluppatori, sparsi tra l'America e San Pietroburgo, ripeto, hanno fatto tutto da soli, quindi siamo arrivati adesso ad avere 6 milioni di licenze al mondo, che è una quota abbastanza importante se teniamo presente il fatto che in Europa siamo partiti da dicembre. Sempre brevissimamente, qualcuno dei nostri clienti, non tanto per mettere i bollini, perché aziende note più o meno, tanto per far vedere che comunque la soluzione è una soluzione che interessa un po' a tutti i mercati verticali, quindi non è, perché quando si parla di audit molti dicono ma sì, è soltanto per la pubblica amministrazione in alcuni stati, è soltanto per la parte finance piuttosto che no, invece come vedete va a coprire un po' tutto il mondo, tutta l'industria. Perché l'audit? Avevo fatto ieri una premessa che l'audit è, insomma, il termine audit è ampissimo, no? Andiamo a vedere anche come termine proprio, vuol dire revisione, vuol dire controllo. Ci sono aziende specializzate, KPMG, Accenture, che fanno audit, che entrano nelle aziende, ci sono avvocati che fanno audit, ci sono aziende come le nostre che sviluppano software di audit, che aiutano poi, nello specifico, tutte queste, sia che sia una società che deve fare audit presso un'azienda, sia che sia un system administrator, una figura tecnica, un manager, un avvocato anche, anzi avvocato, cosa vuol dire audit dal punto di vista legale? Nel senso, lei viene mai richiesto a lei di fare un audit? Buongiorno. Sì, devo dire che a parte c'è una definizione specifica di cosa sia un audit ed è contenuta in una norma ISO che è la 19.011. A noi capita spesso di dover intervenire per accertare. Possiamo dire che possiamo prendere per adesso l'espressione audit come accertamento. E a noi capita ovviamente di dover accertare circostanze, di dover accertare lo stato delle configurazioni, le responsabilità delle configurazioni, ma anche da un punto di vista più analitico e puntuale,
la catena di custodia di un'evidenza digitale, per esempio, al fine di individuare chi con essa ha interagito e quali possono essere le responsabilità, sia nel senso di determinare l'innocenza di un individuo o la colpevolezza dello stesso. Ma nello specifico, perché uno dovrebbe utilizzare una soluzione adesso, non per parlare pro domo mea, ma esistono sistemi nativi, esistono sistemi di logging. Parliamo adesso in ambiente Microsoft, c'è Event Viewer, c'è, viene loggato ogni azione che fa un individuo, ma anche ogni operazione che viene effettuata da un server, ogni operazione di configurazione su Active Directory, sulla macchina, sul computer. Quindi se lei viene, a lei viene richiesto un audit, anzi a te, adesso facciamo finta di darci del lei perché ormai siamo amici, se ti viene richiesto un audit, cioè ti chiama un'azienda sia che si deve difendere oppure un magistrato perché dice ho bisogno di prendere i dati di questo server, quindi immagino farai una copia forense, dico perché dovresti aver bisogno di uno strumento del genere quando già esistono strumenti nativi? Perché un'azienda dovrebbe investire dei soldi in una tecnologia, magari avere un po' di knowledge su una nuova tecnologia, quando già ha degli strumenti a disposizione che sono nativi, ce li danno i sistemi operativi stessi? Ma io vedo almeno due ragioni perché questo dovrebbe essere. La prima ragione è la logica formale di rappresentazione di un'evidenza digitale, logica formale di rappresentazione. La seconda è la sintassi degli eventi dei sistemi nativi. Che vuol dire? Temo che voi tutti sappiate che non possiamo aspettarci dei nostri giudici competenze specifiche in ambito informatico e come tutti sapete molto spesso i giudici devono ricorrere a consulenti esterni, a CTU, i quali potrebbero avere una formazione dedicata in un ambiente Linux, per esempio, o in un ambiente Windows, o in un ambiente Unix o Mac. No, non dirla quella parola, siamo in Microsoft. Scusate. E quindi qual è il problema? È oggettivizzare, cioè rendere l'evento pure l'evidence pure generata dal sistema perché è opportunamente configurata, direttamente intellegibile a un giudicante o a un suo perito che non necessariamente conosce le regole di quell'architettura. Quindi una sorta di traduttore, il contrario di un programma compilatore per chi scrive è una soluzione come Netflix, cioè ci rende l'evidenza di quello che sta accadendo in forma immediatamente comprensibile. E per noi questo è esiziale poter dimostrare la documentazione di una circostanza. Poi il fatto, come diceva giustamente Maurizio, di dover ricorrere a tecniche, a procedure, a tecnologie specifiche per fare una bit a bit copy, una copia forense cosiddetta del dispositivo, è altro. Poi su quel dispositivo posso investigare, posso svolgere attività di digital forensics più mirata. Certo è che nel momento in cui devo rappresentare una circostanza lo faccio con maggiore facilità. Esempio banale, banalizzo. Venivo in treno ieri pomeriggio, mi chiama un mio cliente e mi dice guardi avvocato, noi abbiamo necessità di accertare che il nostro ex amministratore non abbia sottratto determinati file Excel dal computer che aveva in uso. E allora dico io, avete soluzioni di log management, di auditing, di... perché c'è un requisito ISO, per chi non lo sapesse, c'è un requisito ISO di ISO 27001-2013 che parla espressamente, se non sbaglio è il controllo A12, che parla espressamente di logging and auditing, logging and monitoring. Che vuol dire? Vuol dire che per ottenere una certificazione come ISO 27001-2013 occorre di necessità, questo è lo spartiacque, occorre di necessità implementare soluzioni di logging and monitoring e quindi sostanzialmente di auditing. Allora io ho chiesto, avete soluzioni di questo genere implementate nella vostra architettura? La risposta è stata naturalmente no, e quindi no, naturalmente, purtroppo, ahimè, è stata no. E quindi ho un potenziale nuovo cliente, posso andare. Ma certo, ho già fatto preventivo, è stato accettato, quindi per questo non c'è problema. E quindi però che cosa diventa? Diventa ancora più difficile, no? Se avessi avuto una soluzione come questa, poi Maurizio vi dirà nel dettaglio cosa avrei potuto trovare. Per me è più difficile perché devo andare a fare copia forense del supporto e investigazione digitale del supporto sulle tracce di file temporanei Windows oppure cache del computer, magari un computer che è stato utilizzato per del tempo dopo che l'evento si è verificato.
Prego, certo. Quell'utente ha cancellato quei file. Dall'altra parte, cioè la controparte, non potrebbe dire sì, ok, ma il sistema è tuo, l'hai fatto tu, quindi per me potresti aver modificato il log, cioè viene riconosciuto come... C'è una Cassazione su questo in realtà, c'è più di una Cassazione. Il problema è stato questo, piccola digressione sul regime probatorio del documento informatico. Si diceva, il documento informatico è stato acquisito senza il rispetto di regole base di digital forensics, quindi non è possibile in alcun modo attribuirne la paternità a un determinato soggetto. La Cassazione è intervenuta dicendo, eh no, non basta semplicemente negare la rilevanza del documento, bisogna provare perché il documento non è rilevante. E quindi nel caso di configurazione di un sistema con soluzioni come questa, noi avremmo invece al contrario la prova per configurazione originaria dell'efficacia e della validità del documento. Adesso stiamo andando, non da oggi, stiamo andando avanti perché adesso tanto siamo messi d'accordo io e Maurizio, abbiamo previsto tutto perché questo. Perché io so, ogni volta che porto l'avvocato, che poi si apre un dibattito, no? Non è più una presentazione, ma per forza di cose, perché, ripeto, più che altro perché probabilmente non, noi che siamo dell'ambiente informatico non siamo informati. Non siamo informati noi per primi. Abbiamo paura. Ricordo la legge sugli amministratori di sistema. Presumo che molti di voi, se non la maggior parte, siano amministratori di sistema di aziende, oppure se sono aziende partner, magari fungono da amministratori di sistema per aziende, clienti, medio-piccole. E quando è stata messa questa normativa da parte del garante della privacy, è stata messa per tutelarvi, per tutelarci. Noi l'abbiamo presa come vessatoria. Adesso devo io mettere in piedi un sistema che mi controlla. Addirittura all'inizio doveva loggare tutta la sessione quando un amministratore di sistema si collega a un server o a un client, comunque a una risorsa, a un database dove ci sono dati sensibili, personali, attenzione, non dati di carte di credito, personali, banalmente un curriculum vitae dove c'è scritto che sono, qual è il mio sesso, ci può essere scritta la mia religione, quelli sono i dati sensibili, quindi semplicemente mando un curriculum a Microsoft, ci sarà un dipartimento HR che salva il curriculum, la mia email, l'amministratore di sistema che ha accesso per fare manutenzione bisogna tracciare il login e il logout e tenerlo per 6 mesi. E noi l'abbiamo vista come vessatoria, prima cosa. Non siamo stati in grado di andare dal manager dell'azienda, cioè non dall'IT manager, ma da chi detiene i cordoni della borsa, dire attenzione che la normativa, prima è per mia tutela, perché se succede qualcosa io sono in grado di dimostrare che non sono stato io ho avuto accesso in quel momento, per quella mezz'ora, per quell'ora, per fare questo tipo di operazione. Anzi, se io fossi un amministratore di sistema vorrei tutto il logging di quando mi collego in determinati database. E secondo, non ci va di mezzo l'amministratore di sistema e non è nemmeno compito suo mettere in piedi una soluzione del genere, è compito dell'azienda. Chi ne risponde è l'azienda, sia dal punto di vista civile, sia dal punto di vista penale, sia dal punto di vista delle sanzioni del garante della privacy, che comunque ci sono, anche dopo sfatiamo anche questo mito che, ma sì, ma tanto in Italia dice, ma sì, cosa vuoi che il garante venga proprio a controllare me? No, il garante li fa i controlli, anche perché l'ufficio del garante della privacy, pur essendo un ufficio, tra virgolette, parastatale, è un ufficio privato, e si mantiene con il 30% delle sanzioni che eroga. Sanzioni che eroga andando a fare i controlli. Ci sono quindi, abbiamo visto, ci sono leggi, ci sono standard, visto che stiamo parlando di privacy, una piccola differenza tra una legge e invece uno standard, perché so, la PCI DSS, l'ISO 27001 sono standard di sicurezza, il decreto legge 196/2003, la EU Data Protection che deve uscire adesso sono leggi, la Sarbanes-Oxley in America, sono leggi. È la cogenza. La cogenza vuol dire la vincolatività assistita alla sanzione. E cioè una legge è cogente perché ha un precetto la cui violazione è assistita alla sanzione, uno standard può non essere cogente. Devo dire però che si rileva questo fenomeno recentemente.
Maurizio ha menzionato due standard tra gli altri, e, primo dei quali è PCI DSS che di sicuro conoscete, e il secondo è ISO 27001-2013 che pure conoscete. Ebbene, in realtà sono standard ad adesione convenzionale, cioè non c'è una legge che mi dice aderisci a PCI DSS o sì ISO 27001-2013 certificato, però sta accadendo questo. Se si vogliono offrire servizi di archiviazione documentale alla pubblica amministrazione, occorre essere azienda soggetto certificato ISO 27001, per cui anche lo standard attraverso una legge diventa cogente. Se vuoi fare questo devi essere certificato. E nonostante abbiano natura convenzionale, anche gli standard sono assistiti da sanzioni differenti. È chiaro, non può essere previsto l'arresto per la violazione di uno standard, però se voi andate a leggere con attenzione il contratto, per esempio, che lega un utente carta sì che vuol fare commercio elettronico con carta sì, trovate delle sanzioni civili per l'inosservanza delle prescrizioni dello standard. Scusa se ti interrompo, mi sei andato avanti di 5 slide, non ci siamo messi d'accordo bene. Cioè, anche questa è disinformazione, ripeto, cioè anch'io seguendo una sessione in Feder Privacy che teneva l'avvocato, sento parlare di questa cosa, allora mi sono andato a ricercare in internet, questi sono i contratti, questo per esempio è di American Express e questo è di carta sì, no? Sono regolamenti, cioè io voglio diventare, voglio comunque effettuare delle transazioni, ho banalmente una catena di supermercati o dei POS, faccio dell'e-commerce online, devo firmare un contratto esercente. È vero che tutti i soggetti coinvolti, quindi che sia quello che produce il POS, che sia la Sigma che mi dà il bancomat, che sia l'azienda che fa da interfaccia per le transazioni, sono coinvolti in questa cosa. Ma questi contratti dicono nello specifico che tu devi essere PCI DSS compliant. Nel caso in cui tu non sia compliant, e avviene una violazione, per cui clonano banalmente una carta di credito di un tuo cliente, American Express o carta sì, rimborsano il cliente, poi vengono da te con dei legali, e ti dicono ok, qui c'è il contratto, mi fa vedere, insomma in base al contratto lei deve essere compliant alle PCI DSS, quindi deve avere, che poi sono le banalità, quelli, i requisiti minimi di sicurezza, deve avere un firewall, deve avere un antivirus aggiornato, un sistema di intrusion prevention, gli indirizzi IP, interni non devono essere visibili dall'esterno, ogni username e password deve essere riconducibile a una persona fisica, non esiste che c'è admin e password 1234 e lo usiamo in 20 in azienda, tutti quelli che hanno accesso alle risorse di rete devono essere tracciati, quindi bisogna tracciare, proprio loggare queste. Uno dice ma io non ce l'ho, perché comunque il POS dice ok, adesso tu mi rimborsi i soldi che ho dato al cliente, il ritiro delle carte clonate che sono transitate da qui, la riemissione delle carte, le spese legali, le spese di investigazione e in più ti tolgo il contratto. Questo nessuno lo sa. Nessuno lo sa perché all'italiana ci portano un contratto, firmiamo, andiamo in banca, dici ok, comincio ad accettare carte di credito, firmo, sì sì, le mandiamo tutto noi, POS e tutto, ma c'è scritto nel contratto. Capite, la vincolatività è contrattuale, non c'è una legge che mi dice fai, c'è un contratto che mi dice se vuoi negoziare con me sei obbligato a fare. E il problema, scusa se ti ho interrotto Maurizio, è sempre la logica formale, cioè io come documento di aver ottemperato alle prescrizioni di PCI DSS in modo tale che non mi si possa contestare un inadempimento contrattuale, come faccio a svolgere? Maurizio prima parlava di investigazione. Sapete quanti PCI Forensics Investigator ci sono in Italia? Cioè PCI Forensics Investigator è il soggetto che può compiere attività di investigazione digitale nell'ambito del circuito PCI DSS. Non abbiamo PFI, PCI Forensics Investigator. Bisogna chiamarli da Londra, quindi pagargli anche il viaggio. Quello è il meno. Devo tornare un attimino indietro, perché parlavamo di privacy giustamente prima, no? Perché c'è sempre questo problema, io lo vedo anche andando in giro, parlo con aziende, provano la soluzione, anche io sono una ventina d'anni che lavoro prettamente nella sicurezza informatica,
ricordo anche, ho lavorato in McAfee 7-8 anni, ricordo quando vendevamo i sistemi di web monitoring, tutti, ah bello, di qui, no, però, cavolo, io non posso vedere, poi, specialmente nell'azienda medio grande, poi i sindacati, non posso tracciare, perché poi vedo il nominativo, o quanto, poi c'è l'azienda che dice, me ne frego, io voglio vedere tutto quello che fa il mio dipendente, però sembra che adesso, dico sembra, perché questa è una notizia che abbiamo preso, questo tra l'altro la fonte è PMI, perché è giusto dare i crediti, che ci sia, è in discussione però, perché leggendo la notizia, io subito parlando con l'avvocato dico, è passata, perché dice, da oggi si possono effettuare i controlli sugli strumenti. Resta invariata la normativa sulla videoregistrazione, quindi se ti punto una telecamera, soltanto in casi particolari, comunque con l'autorizzazione della, dell'autorità, del Ministero del Lavoro, adesso non ricordo, della, però non è così, attenzione, perché non è da oggi. È un decreto legge, giusto, che è in discussione, se ci vuoi... Intanto non è da oggi e non è detto che sia così com'è il disegno di legge che trovate sul sito del governo. Io ho qui il testo, perché poi un conto è andare a estrarre notizie da un testo di legge, un conto è confrontarsi con il testo di legge, che è attività obbligatoria per noi avvocati. Per cui intanto oggi... Non è così, oggi è ancora in vigore l'articolo 4, comma secondo dello Statuto dei lavoratori. Domani forse ci sarà un'apertura, e ci sarà un'apertura che è coerente con l'impiego massivo di tecnologie che si fa durante l'orario di lavoro, ma che non può comunque travalicare i limiti di un provvedimento che rimane in vigore. Provvedimento 1 marzo 2007 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, che è quello che disciplina le modalità all'interno delle aziende di uso della posta elettronica e di internet. Quindi d'accordo tutto, d'accordo videosorveglianza, d'accordo, il testo è sibillino a dir poco. Potete immaginare il legislatore, il Consiglio dei Ministri, con i guanti è andato a agire su un testo così pregnante della civiltà di un paese, voglio dire, il controllo che evoca il Grande Fratello è dietro l'angolo, se ci pensate. Quindi si è dovuto davvero intervenire con il bisturi. E il testo è un testo anche articolato e non, devo dire, non di univoca interpretazione come sempre in Italia. Per cui l'invito qual è? Quello, sì, pensiamo in ottica proattiva di sicurezza. Io non ho necessità di controllare il dipendente, ho necessità di garantire la sicurezza della mia infrastruttura, perché di quella sicurezza io rispondo. Rispondo alla legge e rispondo nel caso in cui, ma poi approfondiamo tra poco, nel caso in cui abbia scelto specifiche misure di trasferimento del rischio. Sapete, il rischio si è oggetto di management, si gestisce, e il rischio si trasferisce. Si trasferisce, quindi io sono o un amministratore di sistema diretto, consulente esterno, comunque assunto, sono un'azienda partner, sì, che comunque gestisco l'infrastruttura IT, quindi gestisco il dato, sì, gestisco, divento io responsabile. E questo, i meccanismi di trasferimento sono proprio questi. Noi abbiamo due opzioni sostanzialmente come strategie di mitigazione del rischio, o anzi abbiamo tre opzioni. Eliminiamo il processo che porta il rischio residuo, diciamo, quindi eliminiamo il processo, non vendo più quel bene o quel servizio, quel prodotto che mi genera quel rischio, oppure do in outsourcing il processo, quindi trasferisco la responsabilità connessa. Ma posso fare anche un'altra cosa, e questa ha effetti interessanti, ed è un trend che è partito nel 2014 negli Stati Uniti e che arriva in modo pressante anche in Italia. Posso assicurare il rischio, e quindi parliamo di cyber insurance, parliamo di contratti di assicurazione del rischio cyber. E allora qui accade un altro fenomeno che merita di essere approfondito. E qual è? Abbiamo detto che siamo intanto vincolati in modo cogente da norme che ci dicono come configurare i sistemi, da provvedimenti dell'autorità garante che ci dicono come configurare i sistemi, da standard ISO che ci dicono come configurare i sistemi,
Se facciamo operazioni di pagamento con carte di credito, la standard PCI DSS, c'è di più. Se assicuriamo il rischio con una compagnia di assicurazione, il nostro criterio di audit allora diventerà quello che è stato detto prima, più la specifica pattuizione del contratto di assicurazione. E siatene certi, siamone certi, una compagnia di assicurazione valuterà con attenzione la maturità della protezione del soggetto che va ad assicurare. Sempre, fa sempre terrorismo, e quando immaginiamo una scenetta che studiamo, fa apposta, lui spaventa, poi dico ma no, ma c'è la soluzione, non andate in carcere, non avrete sanzioni. Questi sono alcuni dati, alcuni estratti dal rapporto Clusit che penso molti di voi sanno, altre notizie normali, sappiamo dell'attacco ad Expo, no? Attacchi che sono stati fatti, per questo per dire che comunque in Italia esistono, perché molte volte parlando anche con clienti dici ma sì, questi attacchi esistono all'estero, in America, in Inghilterra, no, la differenza è che purtroppo in Italia non facciamo informazione. All'estero sono obbligate le aziende, cioè in teoria anche in Italia sono obbligate, perché se a me clonano la carta di credito, banalmente il bancomat, in teoria la mia banca dovrebbe non solo chiaramente informare me, rimborsarmi di tutto, ma dovrebbe anche pubblicare su una testata, come la Barclays ha avuto un attacco 2 o 3 anni fa, pubblicato sul Time, è stato obbligato a pubblicare sul Time, abbiamo subito un attacco, ci hanno rubato 40.000 numeri di carte di credito, i clienti sono stati rimborsati. In Italia non so se sia o meno obbligatorio, comunque questa prassi non c'è, in genere chiama la banca, anzi se non te ne accorgi intanto ti ritrovi un rimborso sull'estratto conto, sul home banking, e dici come mai, ah no ma guardi per errore erano abbiamo tolto 1.000 euro e li abbiamo rimessi, poi magari vai a investigare bene, ti avevano effettivamente tendono anche a non informare addirittura il cliente stesso, cioè ti ridanno i soldi, non che la banca ti rubi i soldi, però tendono a tenere la notizia nascosta. Invece gli attacchi ci sono, se avete visto i danni sono circa 9 miliardi di euro per il 2014, no? Che sono più di quelle dovute agli incidenti naturali, e ne abbiamo avuti nel 2014, no? di disastri naturali, alluvioni. Pensate che qualche anno fa il rapporto era 1 a 100, quindi fatto 100 il danno di un disastro naturale era uno quello di un disastro informatico. La cosa più insomma che mi lascia un attimino più perplesso è che il 49, quindi il 50% delle aziende ha avuto uno più attacchi importanti, ma il 68% dice però io non ho un intelligence, nel senso non ho strumenti, non ho persone adeguate per fare un per sapere da dove è arrivato questo attacco, che tipo di attacco. Addirittura Benetton, che è stato una delle aziende più oneste, perché nel rapporto Clusit ha dichiarato di aver subito un attacco, dice mi hanno rubato dei file, adesso non ricordo, l'abbiamo subito, non sappiamo però da dove è arrivato Benetton, stiamo parlando di un'azienda di livello enterprise che sicuramente ha un'infrastruttura IT, che avrà i migliori sistemi di sicurezza, però anche in quel caso dici io non sono in grado di risalire da dove è arrivato l'attacco, anche perché dicono le soluzioni che abbiamo implementato non ci forniscono questi dati. È vero che abbiamo delle soluzioni di sicurezza, che abbiamo magari un firewall, un intrusion prevention, ma non ci forniscono. Magari molte volte sono talmente complicate che non riusciamo nemmeno a interpretare. Questo perché devo fare il mea culpa, perché noi vendor, io mi metto dalla parte del vendor, perché se ripeto, sono 20 anni che sono nell'informatica, ma ho sempre rappresentato vendor. Abbiamo sempre fatto soluzioni con le features più, non so, più eclatanti. Ricordo semplicemente l'antivirus in McAfee, quando era uscito il primo, parlo degli anni del 99-2000, era una cosa bellissima, aveva già l'analisi euristica, c'era l'e-policy orchestrator, questo sistema di gestione con il quale potevi gestire da un unico PC nel 99 fino a 10.000 client e tutto. Dovevamo prendere i tecnici delle aziende clienti, mandarli o in America o in Inghilterra, loro erano molto contenti perché una settimana dovevano investire 5-10 milioni all'epoca o 5-10 mila euro, stavano lì una settimana, si facevano la vacanza, facevano un training, ritornavano, poi magari non che sia ignorante la persona che va a fare il corso, ma ci sono talmente tante funzionalità nei software che poi non servono. O non siamo in grado di farle funzionare. Adesso qui, bene o male, dovreste essere tutti esperti di Microsoft. Io faccio una scommessa, che se apro un foglio Excel, quindi non sto parlando di un
di un sistema che non conoscete, di qualcosa di strano, di un software, un foglio Excel. Se c'è qualcuno in aula che viene qui sul palco, ma attenzione, non che mi fa vedere cosa vogliono dire tutti i bottoncini, ma che fa funzionare, che riesce a farmi vedere tutte le funzionalità di Excel, io gli regalo il Mac dell'avvocato. Scommetto che nemmeno l'MVP di Office o di Excel è in grado. Perché? Perché mettiamo dentro, e ripeto, non è un software, è un foglio di calcolo, delle funzionalità che non servono, che magari sono nice to have, che magari qualcuno richiede. Invece, delle volte magari il software dovrebbe essere meno complicato, più facile da gestire, più intuitivo, cioè dovrebbe essere qualcosa che user friendly, e deve dare queste informazioni. Quando io, se ho un software di sicurezza, quando io subisco un attacco, devo sapere. Adesso non dico che mi devi dire chi è stato, ma quantomeno devo riuscire a risalire alla fonte dell'attacco o avere delle minime informazioni utili, se no è inutile che prenda una soluzione. Torno agli strumenti nativi, come diceva prima l'avvocato. Ecco, le sanzioni esistono, che se vedete è vero che sono poche le ispezioni, qui stiamo parlando solo del garante della privacy, però sono stati circa 5 milioni di euro le sanzioni, frutto di 385 ispezioni che sono già state concluse, ce ne sono già verbalizzate, ce ne sono altre 577 in fase di definizione, quindi 1000 ispezioni le ha fatte il garante della privacy. Poi è vero che si appoggia ad un corpo di polizia che è abbastanza limitato, per cui però non è così difficile avere un'ispezione garante della privacy, perché può venire per estrazione, se il corpo di polizia tra virgolette non ha niente da fare, per estrazione andiamo a fare un controllo, queste sono queste 5 aziende in questa città, oppure può venire perché io richiedo un accesso ai dati, che comunque banalmente io adesso vado alla reception dove hanno i miei dati, mi hanno dato il badge e dico: posso vedere chi è il responsabile del trattamento dei dati, come vengono trattati i miei dati? Sicuramente qui è tutto a posto, Silvio ha fatto le cose per bene, ma se dovessero dire: ma no, guarda, io non lo so, noi abbiamo fatto solo la registrazione, si firma qui, dico: ok, io faccio una denuncia al garante della privacy e richiedo un accesso ai dati, e il garante della privacy è obbligato a fare un'ispezione. Questo era un esempio, per cui non è così banale. Cioè, banalmente, se c'è un'azienda nemica, tra virgolette, a cui stiamo antipatici, potrebbe anche fare un'operazione del genere, sapendo che magari non siamo poi così in regola con la normativa sul trattamento dei dati. Aggiungerei un'ultima cosa. Bravo, intanto. Mi preme fare questa considerazione insieme a voi. Sì, la legge sulla protezione dei dati personali è una legge particolarmente vincolante nei confronti di chi si occupa di attività di elaborazione elettronica. Devo dire però che c'è anche un altro corpo normativo in vigore e che ha effetti ancora poco esplorati, ma che sono dirompenti. E parlo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il decreto legislativo 231/2001, la cosiddetta 231. Qualcuno di voi ne ha sentito parlare? Ecco, ci sono i reati informatici. Lo schema di questa norma è molto semplice. L'azienda, non l'amministratore delegato, l'azienda, la società, l'ente, risponde pecuniariamente per un fatto di reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai suoi dipendenti, collaboratori o dirigenti. Banalmente, io lavoro nello stesso settore merceologico di Maurizio. Maurizio ha una casella di posta elettronica, io pago un dipendente, un hacker, un consulente per violare la casella di posta elettronica di Maurizio al fine di carpire segreti. Violazioni di corrispondenza, accesso abusivo al sistema informatico telematico, sono reati presupposto. Da questi reati nasce la responsabilità dell'ente nel cui interesse il reato è stato perpetrato. E allora diventa indispensabile avere sotto controllo in quanto aziende il proprio patrimonio informatico. Dovete pensare che a questo schema, io penso sempre a questo schema, si parte da automazione dell'audit, si automatizza l'audit, si cerca la conformità con uno standard che può essere ISO 27001,
questo standard prevede per la sua effettività la conformità con le leggi. E lo standard stesso prevede quello che diceva Maurizio prima, cioè incident response, la risposta all'incidente. Solo così posso dimostrare di avere sotto controllo la mia infrastruttura di elaborazione e andare esente da responsabilità. Ok, grazie. Allora, andando un attimino nello specifico, perché abbiamo ancora una ventina, 25 minuti, volevo farvi anche vedere la soluzione. Vabbè, la slide, cosa facciamo? Non si fosse capito, dopo lo vediamo nello specifico, una soluzione software di audit, quindi andiamo a vedere sia in rapporto alle configurazioni dei sistemi che anche in rapporto alle azioni di chi utilizza i sistemi, chi ha fatto cosa, come, dove, quando, quindi andare ad avere in maniera leggibile questo dato. Lo facciamo in maniera semplice, come vedremo dopo dalla demo, efficiente, vabbè, questo poi sarete voi a giudicarlo, e economica vuol dire che non è comunque qualcosa, perché ripeto, non abbiamo inventato l'acqua calda, cioè ci appoggiamo sui sistemi di audit nativo, dobbiamo da qualche parte prendere i log, andiamo a fare una snapshot delle configurazioni dei sistemi di quali andiamo a fare audit, ma però attraverso il nostro software, una volta presi i dati, li rendiamo fruibili immediatamente, leggibili, in maniera, ripeto, economica. Ci sono gli strumenti nativi, è inutile che li conoscete benissimo, ed è inutile che stia io qui a spiegarvi quali sono, quello che non vi può dare lo strumento nativo, che non vi può dare reportistica, che esiste, è vero che esiste l'Event Viewer, ma è vero che uno dovrebbe conoscere anche tutti gli ID evento a memoria. Io ho preparato, anzi, siccome troppo, non è che sì, capisco qualcosa tecnicamente, ma siccome sono un ambiente Microsoft, c'è un video già preparato perché non volevo fare brutta figura, di come posso fare, utilizzando lo strumento nativo Microsoft, andare a vedere chi ha cancellato un account utente. Però ripeto, è un video perché è in inglese, ma tanto non ci sono problemi, più che altro è da vedere se la rete ci assiste. E poi vediamo invece la differenza di utilizzando uno strumento come Netrix. Ecco. Non abbiamo la rete. Abbiamo fatto le prove mezz'ora prima, no, beh, tra l'altro per farvi la demo mi devo collegare in remote desktop, colpa di Microsoft, non è colpa mia, mi ci sono collegato. No, il problema è che adesso mi si è impallato il computer, va bene, andiamo avanti a braccio per adesso. Sono bloccato. C'è qualcuno che è di Microsoft che... Vabbè, insomma, adesso è successo anche a Bill Gates un blue screen, voglio dire, poi potrà... Certo. Allora, esiste pubblicato da Giuffre un codice dell'informatica. Ci sono testi abbastanza esaustivi. Difficilmente troverà un corpus unico. Però già con un buon codice dell'informatica trova più o meno le leggi fondamentali. Devo dire che però la legge è una parte della normazione, no? Poi abbiamo necessità di
leggere ISO 27001, abbiamo necessità di leggere e studiare PCI DSS, abbiamo necessità di studiare COBIT, abbiamo necessità di studiare NIST, quindi questi standard poi li trova liberamente nei siti internet delle istituzioni che li rilasciano. Da un punto di vista formale c'è soltanto questo codice di diritto dell'informatica che può trovare. Il mio sito, ovviamente, no, scherzo. No, scherzo. No, io per quanto riguarda le leggi io consiglio sempre normativa, cioè laddove occorra cercare un testo di legge è sempre bene riferirsi alla fonte ufficiale. La fonte ufficiale è norma attiva. Di siti che parlano di informatica giuridica è la materia. Io ho fatto il corso di perfezionamento in investigazioni digitali alla Statale a Milano e c'è un ottimo sito internet anche quello. So che il sito di Isaca è un ottimo sito internet. Io sono certificato con BSI, per cui anche BSI devo dire buon sito internet. Risorse, come immaginate, se ne trovano moltissime. Il tema è un po' selezionarle. Intanto. Beh sì. Allora, ognuno di voi ha un suo. Sì. No, ma al di là del video che possono farla vedere, io non devo collegarmi in remote desk. Io ho sempre fatto questa considerazione, sin da quando Maurizio abbiamo iniziato a interfacciarci su queste tematiche, e pensavo sempre al marmo di Carrara e al Davide. Da quel pezzo di marmo viene quella statua meravigliosa. E io penso che l'attività di configurazione di un sistema, di una soluzione, sia questo. C'è una scatola, un software che può fare 100 cose, un sistemista sceglie quelle 10 che quella soluzione deve fare. O la 12esima, la 13esima, ne sceglie N allora. È in quella scelta che serve la legge. È nello scegliere come configurare, per cui quantomeno dal mio punto di vista va conosciuta. Perché sono disconnesso, vivo su un'isola deserta e non ho possibilità di accedere. La sicurezza è proattiva e non è di dipartimento, non può essere solo di dipartimento. Cioè, se lei non, nella sua organizzazione non ha un soggetto legal o un soggetto compliance che può informarla, la sua organizzazione è in difetto. Ma come la sua, se è così, il 90% delle organizzazioni in Italia. Però pensiamo a questo, la sicurezza informatica non è un problema di sistemisti, non è solo un problema di sistemisti. No. Adesso abbiamo la rete, mi hanno connesso la corporate Microsoft senza login, senza password. Eh no. Cioè, se è solo vostro è sbagliato. L'avete visto come sono connesso corporate Microsoft? Certo. Veloce. Intanto lei la deve conoscere, poi un avvocato, se lei sbaglia, gli dovrà dire guarda che ho sbagliato. Non ho capito, scusi. Non c'è nessuna legge, nessuna cosa che accusa, che può accusare qualcuno se non ci sono delle specifiche. Cioè tu devi poter dimostrare che. Lei scrive software? Scusi, lei va in motorino, ha un motorino? Ok, le hanno dato il patentino per andare in motorino? Se va a sbattere contro qualcuno e lo uccide, è responsabile o no? Fa più danni un motorino o un computer, secondo lei? Un avvocato. Ha la patente per guidare il computer?
Va bene, vi interrompo un attimo perché intanto avete visto ci hanno dato la rete corporate Microsoft senza login, senza password, quindi sicura, abbiamo una connessione, sembra bella veloce. Questo è il video di cui vi parlavo. Who deleted a user account in Active Directory using native tools. So run GPMC. Open default domain policy. Computer configuration, policies, Windows settings, security settings, local policies, audit policy, and then define the audit account management for success. Open ADSI edit, connect to the default naming context, right click on the DC domain name, select properties, security tab, advanced, auditing tab, click add, set up principal, everyone, type set to success, apply to set to this object and all descendant objects, then select delete all child objects and click OK. Now let's delete a user account and then audit our actions. For example, let's delete a user named Alejandro Ayala. Now, open the event viewer and search for event ID 4726. And here we can see that the user account Ayala was deleted from Active Directory by the administrator. Allora, la cosa, dal mio punto di vista, è più interessante, perché magari a molti di voi piace anche lavorare, nel senso, non sto prendendo in giro, che dice mi faccio io le cose, utilizzo strumenti nativi, avete visto, è stato anche abbastanza veloce, no? Abilitato, però è interessante che magari uno lo sa, ma l'evento numero, cos'è che diceva qua, che è andato a cercare? 4726, c'è una lista di eventi che uno dovrebbe sapere, tutte queste memorie, o comunque avere uno screenshot sempre davanti, quindi pur abilitando lo strumento nativo, dici, abilito lo strumento nativo, devo poi sapere qual è l'ID da cercare. Poi molte volte gli ID non sono univoci, non c'è un solo evento ID per un tipo di operazione. Un logon ha un 10 tipo di ID diversi, quindi dovrei andare a fare tutta la ricerca se vado a conoscere tutti questi tipi di ID. Questo è quello che possiamo fare con gli strumenti nativi. Peraltro nel nostro sito, comunque se volete, ci sono tutti dei documenti su Active Directory, SharePoint, SQL Server, VMware, NetApp, EMC, Exchange, Active Directory, Group Policy, su come abilitare e utilizzare gli strumenti di audit nativo. Quindi se siete interessati, nello specifico, se avete interesse ad abilitare, comunque c'è tutta la documentazione passo per passo, come per esempio abilitare l'audit su Exchange, su Group Policy, ripeto, su tutti comunque gli applicativi Microsoft e non solo. Questa invece è la soluzione Netris, che si compone di due parti. Allora, questa è la parte, diciamo la Management Console, questo anche prima chiedeva, perché c'è anche il problema, è vero che è uno strumento di audit, poi se andiamo nello specifico, in caso di investigazione dice sì, ma chi gestisce questo strumento? Chi mi garantisce che l'amministratore lì poi si entra in logiche aziendali, dovrebbe esserci un responsabile di trattamento dei dati o un amministratore di sistema che comunque ha solo la console per le configurazioni. Le configurazioni sono molto semplici, adesso io sono remote desktop in un ambiente, così almeno un ambiente già popolato, comunque vedete anche abbastanza intuitive, per cui voglio configurare Active Directory, il dominio, è un next, 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 e comincio a raccogliere le informazioni. Una volta raccolte le informazioni, c'è la possibilità di installare il client su numero illimitato di PC, quindi dare l'accesso alle informazioni che abbiamo raccolto a chi ne ha bisogno all'interno dell'azienda, perché comunque una soluzione di audit è una soluzione che non è solo per un amministratore di sistema,
È una soluzione che può interessare all'HR, che deve fare investigazioni, può interessare al manager dell'azienda, può interessare all'avvocato se mi arriva in azienda, all'audit. Questa è l'interfaccia client, quindi andiamo nello specifico a vedere, per esempio, io posso fare una ricerca, perché è semplice? Che ricerca devo fare? Devo fare una ricerca su... No, scusate, su un'azione. Cos'è stata fatta? Che è stata quella di rimuovere. Rimuovere che tipo di oggetto? Un utente. No, scusate, ma devo andare... Oh, ok, advanced. Azione. Rimuove. Object type. User. In che sistema? In Active Directory. Ho già gli utenti rimossi. Voglio dire, rispetto a abilitare un sistema nativo di audit, questo l'ho fatto io direttamente adesso live, come avete visto. Poi posso fare tutte le esclusioni, per esempio io so che non mi interessava questo utente, quindi semplicemente escludimelo dalla ricerca. Che cosa? Il tipo, l'utente, Netrix Administrator, Active Directory, l'azione, questo tipo di utente, rifaccio, via. Insomma, la ricerca è molto semplice. Addirittura io posso fare una ricerca semplicemente, sto andando a cercare un documento, adesso un documento che può essere una fattura, invoice, scrivo solo invoice, è un po' come la ricerca di Google. Vado a cercare, ecco, sono dei file che sono stati modificati, che si chiamano invoice, che sono le mie fatture. Posso addirittura mettere un nome specifico di un utente, quindi che tipo di investigazione devo fare? Devo andare a vedere le azioni che ha fatto questo utente, se ha avuto accesso a dei file e non aveva le permission, perché comunque la soluzione registra gli accessi ai file, ai folder. La soluzione è modulare, ecco una cosa che non ho premesso, quindi esiste la soluzione solo per Active Directory e Group Policy, quella solo per Exchange, quella solo per File Server, per Windows Server, per Virtual Machine, per VMware, per NetApp, per EMC, oppure si può prendere la soluzione che fa audit su tutti i sistemi. Una volta che ho abilitato il login, ripeto, la ricerca è semplicissima. Tutti questi dati vengono salvati su un SQL Server, che può essere chiaramente un SQL Express, se dipende poi dalla mole dei dati, e su un file server esterno. Si possono ottenere i dati anche per 10 o più anni, questo anche per problemi di storage, perché il tipo di log che andiamo a generare noi è sicuramente è già una... Diciamo, come dicevo prima, andiamo a prendere diverse fonti di log e le raggruppiamo in un unico log, quindi andiamo a ridurre di almeno 50 volte lo storage dei log, per cui non si ha più bisogno anche di grande storage. Si possono tenere i dati per 10 o più anni, a seconda, poi avendo lo storage anche in un file server esterno, l'unica cosa è che chiaramente il formato è proprietario, quindi può essere poi solo reimportato e reinterpretato da Netrix. Tutte le ricerche possono essere salvate, quindi una volta che ho effettuato una ricerca la salvo con un nome, invoice. Io mi ritrovo qui la ricerca salvata, quindi non devo poi andare sempre a rifare la stessa ricerca, è come se avessi già il mio report, la mia ricerca predefinita. Questo per quanto riguarda una ricerca, perché stavo facendo la comparazione. Di per sé stessa la soluzione ha già più di 200 report predefiniti, report che vanno da a livello organizzativo, quindi un overview enterprise, cambiamenti fatti per utenti, per le specifiche soluzioni, quindi per esempio per Active Directory, ci sono gli state in time che sarebbero i cambiamenti momentanei, si possono anche settare degli alert, quindi per esempio se viene creato un nuovo utente, se viene cancellato un utente, l'amministratore del sistema riceve un alert, che può essere via email, via sms. Tutti questi report
già preconfigurati. Basta entrare in uno dei report normali. Adesso magari ne ho aperto uno che non ha dati. Però sta caricando un po', quindi qualche dato c'è. Comunque tutti i report, una volta generati, sono customizzabili, a seconda della generata lo vediamo, si può fare, a parte la subscription, quindi ricevere questo report, si decide periodicamente, giornalmente, mensilmente, a seconda dell'utilizzo che ne devo fare. Questo per esempio è un tipo di report, quindi basta fare subscribe, si fa una subscription, ma anche nella subscription io posso fare un filtro, quindi a me non interessa avere tutto questo report completo, voglio soltanto questo pet, voglio soltanto di che stato ho bisogno, soltanto degli utenti abilitati, disabilitati, quindi sono customizzabili nonostante ci siano i report predefiniti. Una volta che ho fatto la subscription posso non solo riceverla via email, ma posso salvarla in una share, quindi dare poi l'accesso per esempio a qualcuno che ha bisogno della reportistica, che però non ha i privilegi e non può accedere al client, o comunque non deve ricevere l'email, o magari banalmente deve soltanto lavorarci, per cui c'è una share dove ogni tanto io vi metto su questo tipo di reportistica che potete utilizzare. Per quanto riguarda i report, come vedete qui ci sono i report predefiniti, ci sono i report per la compliance. È vero che se andiamo a vedere, per esempio, i primi due sicuramente non interessano le aziende italiane, la Sarbanes-Oxley dipende se un'azienda magari ha la casa madre americana o è quotata in borsa oppure comunque deve fare transazioni con un'azienda americana, viene richiesta. Abbiamo l'ISO 27001 e la PCI DSS, ma indipendentemente dal fatto che ad uno interessi la compliance, cioè a me non interessa la PCI DSS o la ISO 27001, però uno può già trovare all'interno dei report che servono per propria sicurezza, perché c'è un audit, perché mi viene richiesto dal management. Anche in questo caso la ricerca è abbastanza semplice, perché al di là di di aprire l'albero e andare a vedermi i report, quindi che tipo di report, ho bisogno report dei cambiamenti per utente effettuati, tutti i cambiamenti di Active Directory, ho bisogno di report solo sugli utenti, basta che scrivo user, scusate, no, mi sono bloccato sul più bello, ecco. Facciamo in tempo. Peraltro questo test drive che vedete lo trovate nel nostro sito direttamente, quindi vi potete collegare e fare il test drive quando volete. La soluzione la potete scaricare, c'è un free trial di 20 giorni, non abbiate paura perché la soluzione è agentless, quindi non va a impattare sulla rete, non andate a creare problemi su server, su macchine. Se volete c'è anche un agente che potete installare, chiaramente dipende dalla struttura di rete, se avete una struttura distribuita magari faccio la raccolta in locale, l'agente serve solo per raccogliere i dati, quindi non è qualcosa che va a lavorare sulla macchina, semplicemente raccoglie i dati e poi li manda alla console centrale. L'ultima cosa che volevo dire, perché mi sa che siamo purtroppo in scadenza, poi comunque abbiamo il desk, quindi se volete venire, c'è anche la funzionalità di videoregistrazione. Quindi se prima parlavamo di privacy, qui andiamo ben oltre, ovvero c'è la possibilità, in questo caso chiaramente va installato un agent, di videoregistrare la sessione, proprio di fare un video della sessione. Chiaramente si decide di che qualità deve essere il video, di quanto storage dedicare, perché comunque un video sono diversi mega se non giga, però c'è la videoregistrazione. Questo l'utilizzo che uno ne può fare, ho un server comunque con dati sensibili dove comunque devo dare accesso a delle persone per manutenzione, quindi chiaramente ti avviso perché compare un pop-up a pieno schermo, customizzabile, quindi scrivo attenzione che la sessione è videoregistrata, per cui ti prendi il tuo rischio di quello che fai. Può servire, io ho dei clienti addirittura che fanno dei training, quindi amministratori di sistema, mentre fanno il training, quindi parliamo di training on the job o training al nuovo tecnico, la nuova persona, la nuova figura, registrano la sessione, in modo che poi oltre ad aver fatto il training, dico ti sto facendo vedere come si fa questo tipo di operazione, questa configurazione, hai il video a disposizione, te lo puoi rivedere.
Ci sono amministratori di sistema che lo usano per tutela personale, certo. Quello che dicevo all'inizio, a loro non basta il fatto di tenere il login e logout, si video registrano la sessione quando vanno a intervenire su un server con dati sensibili. Allora, detto questo, mi dispiace per quello che è successo prima, abbiamo perso un po' di tempo, ho visto che c'è una domanda. Sì. Di termini di costi molto bassi. Allora, abbiamo... Gratis. No, Allora, il licensing va per utente di Active Directory, no? Perché comunque andiamo a fare, quindi non va per server, non va per numero. Per dire, compro la soluzione per SQL Server, cioè la soluzione di audit che fa audit, adesso non ho avuto tempo di far vedere non solo sulle tabelle ma anche sul contenuto, quindi vado a vedere se viene cambiato il contenuto del database di SQL, però va comunque a utenti di Active Directory, però lo posso installare su un numero illimitato di SQL, perché so che altri competitor hanno il pricing, per esempio a server, quindi bisogna calcolare le istanze SQL, numero di utenti. Però diciamo che partiamo da poche centinaia di euro, perché come dicevo è modulare, quindi per farle proprio un esempio banale, se mi serve solo la soluzione per Windows Server, il taglio minimo sono fino a 150 utenti, dopo andiamo a numero di utenti, parliamo di 400 euro la licenza perpetua. Se parliamo della soluzione, la licenza per Windows Server, posso fare l'audit fino a 150 utenti. Sì. Se voglio la licenza per tutto, quindi per Windows Server, SharePoint, SQL, stiamo parlando per 150 utenti di circa 1800 euro. La licenza perpetua, poi il rinnovo annuale è il 20%, quindi fisso il 20% anche, ecco, un'altra cosa anomala che abbiamo come vendor. Il vendor in genere vende le licenze, magari il primo anno c'è uno sconto, perché? Perché non c'è budget, ti faccio uno sconto del 40, del 50, l'anno dopo magari rischi di pagare più di rinnovo, no? Perché noi ti diamo il 20 o il 25% del prezzo che hai pagato. Quindi questo sia per il partner che per il cliente. Active Directory, Group Policy, Exchange, no, 400 euro parlavo la base, soltanto Windows Server. Se l'all in one, se per 150 utenti siamo sui 1500-1700 euro, con tutte però, con tutte le soluzioni, tutte quelle che vedete. Sì, c'ha anche un Event Log Management che non vi ho fatto vedere, quindi praticamente va a prendere tutti i syslog, non solo da sistemi Microsoft, ma anche da sistemi Unix, Ubuntu, Linux, va a raccogliere i log o tutti o discriminandoli, quindi scelgo io in fase di configurazione che tipo di log, che tipo di eventi voglio raccogliere e li puoi storare sempre con queste. Sì. Lui lancia la prima raccolta, va a raccogliere i log, quindi e sulle configurazioni, ecco una cosa che non ho detto, sulle configurazioni lui va a tenere la snapshot di tutti i cambiamenti delle configurazioni dei sistemi dove faccio audit. Su Group Policy, ma solo su Group Policy, perché è una soluzione di audit, attenzione, non è una soluzione interattiva che io posso, non è una soluzione di DLP che posso bloccare l'accesso ad un file. Posso vedere se uno ha cancellato un file, se tenta anche di accedere a un folder, a una share di rete e non ha le permission, se ha cancellato o spostato un file. Però su Group Policy possiamo fare il rollback immediato. Quindi avendo tutti gli snapshot delle configurazioni, banalmente il venerdì sera su Active Directory e Group Policy, intervengo su Active Directory, faccio una manutenzione, tipico, no? Lunedì mattina arrivano i miei utenti, c'è qualcosa che non è andato a buon fine, magari c'è un gruppo di utenti che non riesce più ad accedere a una risorsa, non ho bisogno di farmi il backup della configurazione, faccio il rollback direttamente da Netrix, ho gli snapshot delle due configurazioni, quindi poi con calma posso andare a vedere dove è stato l'errore, ed è una cosa immediata, e questo si può fare direttamente dalla macchina. E in questo momento sì, è solo esclusivamente in inglese l'interfaccia. Però se c'è mercato, se mi comprate tutti una licenza oggi, faccio fare immediatamente la localizzazione. Sì, no, ma io volevo fare, siccome vabbè, poi stasera al termine ci sarà un NFR che verrà estratto a sorte fra chi si ferma, che avrà la pazienza di fermarsi, però volevo fare
un'offerta abbastanza scandalosa, quindi fare per chi ha partecipato all'evento una licenza per 150 utenti per tutta la soluzione, no, 200 euro volevo mettere, perché un minimo più che altro, e darvi una licenza per un anno a 200 euro. L'all in one, vi do tutta la soluzione per 150 utenti a 200 euro, basta, o venite al mio desk o mi mandate un'email, tanto al mio desk ci sono i bigliettini da visita e vi faccio questa offerta qui, perché tanto comunque è innegabile, dobbiamo entrare nel mercato, siamo sconosciuti come Netflix, no, molti tecnici, diciamo amministratori, ci conoscono proprio per i free tool, perché quando hanno un problema... L'assistenza dell'avvocato gratis, quello capito? Assolutamente. Parla con lui. No, anche perché un avvocato che si presenta in Microsoft con l'iPad, l'iPhone, il Mac, insomma, non è proprio... Non è tanto smart come avvocato, mi spiace di aver... No, sto scherzando. Due dei nove. No, a parte questo, voglio dire, l'avvocato, chiaramente, l'avvocato è super partes, però lui adesso non vuole mai parlare dei suoi titoli, è uno molto addentro, ha diverse certificazioni, fa assistenza anche ai clienti, in più ha un servizio legale, quindi ci sono c'è della documentazione in maniera gratuita che lui bonariamente rilascia, basta iscriversi a questo sito che si chiama Chips Legal, che è appoggiato ad un distributore, perché chiaramente lui come avvocato è super partes, però poi dà anche delle consulenze con delle tariffe, diciamo consulenze nel nostro ambito, nell'ambito informatico, quindi ho un problema con un cliente, ho un problema di audit, certo se chiamo l'avvocato si muove, arriva e sta a mezza giornata, sapete quei 20-30 euro mi costa, ma magari è una... Diciamo una consulenza to cure, quindi so qual è il problema, diciamo che sia telefonico o quant'altro, c'è questo tipo di servizio. A posto, a posto. Scusi. Io pago il caffè. Sì,